Pancia piena per l'Abruzzo di Lega Pro con 3 successi su 3, il fattore casalingo rispettato in tutti i casi. Si sorride a Chieti, si sorride all'Aquila e anche a Teramo, con l'alta classifica che strizza l'occhio ai colori della regione, a quota 31 in classifica, a braccetto tutte le portacolori. Copertina dedicata all'Aquila che torna a vincere dopo un mese di astinenza nello scontro diretto contro l'Aprilia, vice capolista dei grandi numeri. Rosso-blu in giornata positiva e con gran carattere, gol partita realizzato da Infantino allo scadere della prima frazione, tiro di precisione ed estremo laziale battuto. 3 punti pesanti per gli aquilani che avrebbero potuto anche arrotondare il parziale. Scoppiettante il Teramo che coglie la 4ª vittoria nelle ultime 5 partite e sembra non fermarsi più. Tutto facile per i diavoli a Piano d'Accio che regolano il Martina con un eloquente 3-0. Apre Petrella che batte Perina e dà volto ben preciso alla gara. Risultato al sicuro a metà secondo tempo con Olcese servito di tacco da Petrella, grande protagonista, che ha gioco facile nel depositare in rete. Tris biancorosso con Ferrani che ribadisce in gol un cross al bacio di Chauvet. Il Teramo vola, finalmente squadra vera per la gioia di Cappellacci. Il sorriso anche del Chieti che stringe i denti, fa fatica, ma alla fine ha ragione della Cenerentola Fondi. Occorrono 77 minuti per trovare il gol grazie a Del Pinto, nonostante diverse occasioni precedenti e l'organizzazione ospite. Abruzzesi avanti tutta in un unplayed promettente per il futuro. Per adesso ci si godono i 9 punti da dividere per 3.